Quindi sì, sono rimasta piacevolmente scioccata. Ma non lo farò mai più. Benvenuti in questa nuova pillola ricciola. Quest'oggi parleremo di finger coil, altrimenti detto dito lisso direttamente dal Brasile. Si tratta di una tecnica molto particolare che dovrebbe permettere una definizione del riccio spettacolare. È da tantissimo che vedo usare questa tecnica ovunque, tra YouTube e Instagram. E ormai sono praticamente anni che dico sì, prima o poi la proverò anche io. Rimandando invece all'infinito. Ma alla fine ieri mi sono decisa e ho detto: Cecilia, oggi è il gran giorno. Possiamo magari fare la prossima settimana? No, ho detto oggi lo facciamo oggi. Ok. Diciamo che la pillola di oggi vuole essere un po' meno scientifica del solito e un po' più dimostrativa e rilassata. Perciò vediamo insieme passo passo in cosa consiste e quali possono essere un paio di consigli per assicurarvi un risultato ottimale. Procediamo così. Dopo aver lavato i capelli, applico il mio styler come faccio sempre. Quindi, nel mio caso, per questa volta ho deciso di utilizzare una spuma. In generale, quando dovete scegliere il prodotto da utilizzare, cercate di orientarvi verso qualcosa che vi dia una buona districabilità. Ad esempio, se di solito utilizzate un gel, sceglietene uno magari particolarmente scivoloso, ovvero che abbia una certa slip, come si dice in inglese. Se invece nella vostra routine siete soliti utilizzare, ad esempio, un leave-in, quindi un trattamento senza risciacquo, e poi qualcos'altro come può essere una spuma o un gel, potrebbe essere meglio procedere così. Prima applicare il leave-in, poi fare il finger coil e poi invece applicare lo styler con una tecnica abbastanza delicata, ma di questo semmai ne riparliamo più tardi. Insomma, applico il prodotto scelto e lo distribuisco uniformemente su tutti i miei capelli e poi li pettino per bene. In questo caso io sto utilizzando una Tangle Teaser. Divido i capelli in sezioni per poi andarli a lavorare ciocca per ciocca. Già. A questo punto ci sono vari modi in cui potete fare il dito lisso, ma per avere un risultato più preciso e naturale possibile, secondo me dovreste tenere a mente queste cose. Prima di tutto cercate di non fare mai ciocche troppo grandi. La tentazione è alta, lo so, perché almeno si ridurrebbero i tempi, ma in questo modo andremmo a creare dei clumps troppo grandi. E a me questo effetto non piace granché. Perciò prendete sempre le ciocche della stessa dimensione del vostro riccio naturale. Poi, per quanto riguarda il movimento in sé, c'è chi semplicemente arrotola molte volte la ciocca intorno al dito. E questo a volte purtroppo può portare a tirare eccessivamente i capelli, che rischiano di rimanere un po' incastrati lì. Per complicarsi invece meno la vita, possiamo tenere la ciocca ferma con una mano e andare col dito dell'altra ad arrotolarlo 3 o 4 volte, partendo vicino alla radice per poi lasciar scivolare il dito fino in fondo. Trovo che questo sistema in particolare eviti anche che si formino riccioli sbilenchi. Avete presente quando si formano quei ricciolini che rimangono un po' mezzi lisci? E viene detto appunto che questo di solito vuol dire che li abbiamo arrotolati nel verso sbagliato. Con questa tecnica a me non succede mai, nonostante li arrotoli tutti nello stesso verso. Questo ci permetterà di avere una cosa in meno a cui pensare, visto che già tutto il processo in sé è un tantino lunghino. Per curiosità ho anche attivato un timer per vedere quanto tempo ci avrei messo. Provate a indovinare nei commenti, vediamo chi ci arriva. Non barate però, eh? Nel frattempo continuo il mio finger coil e dalla mia faccia potete vagamente intuire quanto io mi sia maledetta per aver deciso di provare questa tecnica dopo appena 20 minuti. Comunque, mi assicuro sempre che i capelli rimangano ben bagnati e districati. Per fare questo potete utilizzare o un semplice spruzzino contenente acqua, oppure potete anche solo bagnarvi le mani. Per individuare meglio la dimensione del vostro riccio naturale, inoltre, potete prendere piccole sezioni di capelli e scuoterle delicatamente. Vedrete che le ciocche tenderanno a separarsi da sole. Altro piccolo accorgimento: tenete ogni ciocca perpendicolare alla cute mentre la arrotolate e non portatele mai verso il basso. Questo vi permetterà di ottenere più volume.
prima di continuare vi ricordo che per altre pillole come questa sulla cura dei capelli potete iscrivervi qua sotto. Tra l'altro vi anticipo che nella prossima puntata parleremo di piega liscia, come funziona a livello scientifico, come limitare i danni da forte calore, se in generale ne vale la pena e molto altro. Non ve la potete perdere, perciò orsù, cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche. Much, much later. Insomma, sono riuscita a finire dopo soli 50 minuti. Ah, ed è a questo punto che chi ha utilizzato un trattamento senza risciacquo può andare ad applicare un prodotto fissante. O tramite scrunching, che è una tecnica di cui abbiamo già parlato nelle pillole precedenti, oppure, ancora meglio, tramite glazing, che in maniera molto semplice consiste nell'accarezzare delicatamente i ricci su tutte le lunghezze. E poi andiamo ad asciugare come sempre con il nostro diffusore. Ma sarà valsa la pena di impiegarci un'ora più del solito? Giudicate voi. Devo ammettere che in vita mia non sono mai arrivata ad ottenere una definizione simile. I ricci mi sono usciti anche molto più stretti del solito. Cioè, sono passata praticamente da un riccio che viene considerato più o meno un 3B ad un 3C, forse anche 4A in alcuni punti. Quindi sì, sono rimasta piacevolmente scioccata. Ma non lo farò mai più. O meglio, magari se mi capita qualche evento speciale ci posso anche pensare. Piuttosto è una tecnica che mi sento di consigliare invece a chi magari ha una densità più bassa della mia e anche un riccio meno stretto. E soprattutto la consiglio a quelle persone che trovano difficoltà a far arricciare i propri capelli, che sia per via ad esempio di una fase di transizione oppure per via di problemi ormonali eccetera. In questi casi può valerne davvero la pena. Smipiaciate questo video se vi è stato utile! E per altre pillole che possono aiutarvi nel costruire la vostra personale routine, potete cliccare sulla playlist in sovrimpressione. Alla prossima pillola ricciola! Pinta. Sì? Ciao! Ciao! Ti No. Quanto ce l'hai ancora? Spero poco!